Ciao, oggi volevo mostrarvi un po' come ho sistemato i miei trucchi perché ho comprato questa scatola ieri, perché di solito io sono disordinatissima e ho tutto praticamente in giro per il mondo. Prima avevo una scatola gigante dove era tutto sparso, mentre questa ha vari compartimenti dove posso mettere i miei trucchi. Adesso vi mostro. Allora, nel reparto di sopra è un reparto lungo, senza compartimenti, dove ho messo da una parte le ciglia finte con sotto i campioncini che danno la bottega verde, cose del genere, di crema e cremina. Poi ho messo le spugnette per la cipria e qua un po' di cose varie come matite, eyeliner, queste qui che servono per le unghie o per applicare meglio le ciglia finte e il kabuki. Poi qui ho messo in uno la cipria, però si vede. Qui allora, le ciprie, no, sotto il correttore è giallo perché tanto non lo uso questo, e sopra una cipria minerale matte. Poi qua ho messo i blush, Ivy e Creamy, quello che uso di più, e da questa parte ho messo sempre un blush Trilli con sotto la Gold Dust, che è la cipria che uso di meno, e sopra il blush Trilli che lo uso di più. Poi qua ho messo l'All Over Color Stick, e i pennellini, le spugnettine. E invece c'è un reparto un po' più grande dove ho messo sotto una palettina della Pupa, poi le spugnette, queste qua, e una cipria che ultimamente non uso molto, questa qui perché uso più che altro quelle minerali. Poi qui c'ho il candy shop della Elf, che lo metto così. Poi in mezzo il fondotinta minerale, in modo che lo posso prendere facilmente. E qui ho messo le pinzette. Poi passiamo al reparto successivo, che sono questi. E qui ho messo gli ombretti della Trucco Minerale sopra il camaleonte e sopra la costa smeralda, cioè sotto la costa smeralda che uso di meno e sopra camaleonte. E poi qua ho messo un blush minerale che avevo preso nella versione eliminata, così. E poi anche qui accanto ho fatto la stessa cosa, sotto oro azzurro, che è quello che uso di meno rispetto allo champagne che uso di più. Mentre da questa parte ho messo qui la scatolina perché mi piaceva, con l'Hero Spas, con sotto, vabbè, le istruzioni e questa spatolina per prendere l'Hero Spas, che non è questo molto. E di qui ho messo sotto il bronzer Bahamas, vabbè, la colla dell'Elfo che non uso, e sopra i temperini. Mentre per quanto riguarda l'ultimo reparto, che è un po' più lungo, ho messo qui la cipria Elf e poi qua un po' di cose, diciamo, utili che si prendono spesso, come l'Urban Decay Primer Potion, lima della Kiko. Qua ho messo il Cotton Fioc dentro questa bustina, il piegaciglia. Questo invece è qua c'è l'acqua con la glicerina per fissare l'ombretto, cose del genere. E poi la per le ciglia finte. Mentre in questo piccolino reparto qua accanto ho messo due lucidalabbra, che sono questo dell'Elfa e quest'altro della Wet n Wild, e un ombretto in liquido, un eyeliner, le forbicine che sono qui, e i brillantini. E per ora ho ordinato un po' così, e poi ne dovrò comprare un'altra, dove diciamo che metterò altre cose, perché sennò qui se compro ancora cose non ci entrano. E diciamo che è molto utile, anche perché è trasparente, so già dove devi andare,
è tutto ordinato, prendo le cose e le rimetto, non devo cercarle magari in una scatola ore e ore prima di trovarle. Mentre per quanto riguarda gli smalti e cose che uso di meno, come un fondotinta che avevo comprato della L'Oreal in polvere, poi ce n'ho un altro della L'Oreal che però è troppo scuro, magari quest'estate lo potrò usare, però è liquido, e degli smalti che uso di meno, no vabbè, anche gli smalti li uso, però siccome qua non c'entravano, ho messo tutti gli smalti in un beauty case normale là e basta. E niente, questi qua sono, questo è come organizzo i miei trucchi. Vabbè, poi ho le mie palette normali che tengo a parte. E niente, vi saluto, ciao!